Presidente, torna il grande pattinaggio in Abruzzo a Pescara con questi campionati italiani indoor di pattinaggio velocità, un evento che si svolgerà in due weekend proprio per mantenere il massimo della regolarità sotto l'aspetto sanitario. Beh, innanzitutto questa tradizione, ormai 3 anni di seguito i campionati italiani indoor vanno a consacrare che Pescara è la città ideale per questo, è la città diventata ormai simbolo e devo dire apprezzato da tutta Italia. Li manterremo in sicurezza più del dovuto, nel Palazzo dello Sport entreranno solo atleti e i loro tecnici, tamponati tutti gli atleti appena arrivati a Pescara prima di entrare nel Palazzo dello Sport, che significa che già da casa hanno fatto il primo tampone, quindi le misure di sicurezza le stiamo prendendo tutte. Assessore, un altro grande appuntamento sportivo a Pescara, un appuntamento che ha una valenza che va al di là proprio dello sport perché si svolge in piena pandemia, ma ancora una volta la città di Pescara dimostra di essere all'altezza di questi eventi. Noi come amministrazione ci siamo adoperati perché loro ci hanno garantito assolutamente i controlli nel rispetto delle regole, infatti sarà un campionato a porte chiuse. C'è la possibilità di avere 200 partecipanti, ma loro ne saranno solo 150, nonostante sono 700 atleti che parteciperanno in due weekend, dal 5 al 7 marzo e dal 12 al 14 marzo. Presidente, al di là di questa manifestazione c'è poi un progetto più ampio della federazione che coinvolge proprio la città di Pescara. Ma sì, proprio in questi giorni abbiamo avuto ulteriori riunioni col comune, col sindaco e con l'assessore allo sport, proprio per portare a Pescara il centro federale nazionale. Qual è l'impianto che avete individuato? Beh, l'impianto coperto di Pescara Colli dei Gesuiti è sicuramente un buon pattinodromo perché è uno dei migliori che c'è in questo momento in Italia.